primo centro in campionato di Giancarlo Malcore, ormai ad un passo dalla doppia cifra il terzo gol stagionale di Mattia Tascone. Tutto in 7 minuti, i primi del derby tra Cerignola e Fidelisandria giocato al Monterisi. L'ha sbloccata subito la squadra di Michele Pazienza, ha trovato poco dopo anche il gol del raddoppio e poi ha amministrato il doppio vantaggio. C'è stato un grandissimo inizio di gara, con l'approccio giusto, col piglio giusto, cercando di farsi rispettare sin da subito e poi sono stati bravi e fortunati a trovare il doppio vantaggio, perché poi non sempre nell'arco della stagione ci è capitato di concretizzare quanto creato. Forse sono stati un po' meno bravi nella gestione, soprattutto nel primo tempo, dove ci sono state alcune situazioni che non abbiamo fatto bene. Secondo me che possiamo fare meglio, ma è chiaro che ci sta che il percorso di crescita avviene anche attraverso queste situazioni e ci danno materiale da poter correggere, su cui poter lavorare durante la settimana. La migliore pugliese dell'otto è proprio la matricola Cerignola, quarta in classifica con 34 punti all'attivo, 10 di vantaggio sulla zona playout. L'obiettivo stagionale, la conferma della categoria professionistica, ora è davvero ad un passo per gli ofantini, che possono credere concretamente nella possibilità di partecipare ai playoff e diventare la mina vagante degli spareggi promozione. Pazienza tuttavia evita voli pindarici. Farebbe piacere a tutti, però dobbiamo essere consapevoli che è lunghissima, che c'è ancora tanto da fare, c'è tanto su cui lavorare, tanto da migliorare e le insidie sono sempre dietro l'angolo, non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Con questo non vuol dire che oggi non bisogna festeggiare, perché ogni traguardo, secondo me, che si ottiene, che si raggiunge, va festeggiato. E poi da martedì chiaramente ci rimetteremo a lavorare per preparare al meglio quella che sarà poi la grandissima sfida di domenica contro una signora squadra. La signora squadra a cui fa riferimento Pazienza è il Catanzaro, capolista del girone C. La regina dell'aggruppamento non ha mai perso sin qui, le ha vinte tutte tranne tre, ha rischiato grosso, storia dell'andata, solo al Monterisi proprio contro il Cerignola, pareggiando nel quinto minuto di recupero. 4 mesi dopo ci riproveranno gli ofantini, senza Silli, con spensieratezza, con la solita voglia di continuare a stupire.